Un baule riporta alla luce insieme ad abiti, libri scolastici, giocattoli polverosi, un vecchio diario. Rileggendolo, una giovane donna ritornerà agli anni della sua infanzia, la scuola, le prime cotte, le inseparabili amichette e poi a quelli dell'adolescenza, gli scontri con i genitori e la lotta per la scelta del proprio futuro. Ogni pagina è un viaggio nel passato nel quale la figura predominante e fondamentale è l'anziana nonna, con la sua saggezza, il suo affetto e, nonostante la differenza d'età, la sua inesauribile capacità di comprensione. Un vecchio diario aiuta a ricordare. A quell'epoca le giornate sulla neve per me erano bellissime. Molti miei compagni di scuola andavano a sciare e si vantavano di avere l'ultimissimo modello di Bob. Io non c'ero mai salita sopra uno di quegli arnesi, ma anche se non lo possedevo, avevo di meglio e, come diceva sempre mia nonna, non si può avere tutto nella vita, ed era sacrosanto, ma io trovai il modo di fare lunghe scivolate sulla neve anche senza quella slitta. In quella notte santa, il mio piccolo paese è stato stretto in piazza a chiacchierare e a bere del buon vin brûlé, cioè del vino speziato caldo, accompagnato da una fetta di panettone. Un fiocco dopo l'altro, la neve ha annunziato l'arrivo del Santo Natale. Non ci è voluto molto che lo spartineve riprendesse a lavorare anche in quella sacra notte. Ma la cosa che in quegli anni mi insegnò era l'affetto incondizionato che ci si poteva dare, i suoi sorrisi, le sue carezze, e il suo saper affrontare la vita e saper accettare ciò che gli offriva mi resero col tempo migliore. Godevo appieno di quei momenti insieme, avevo 11 anni, ma sapevo bene che prima o poi la nonna sarebbe volata su in cielo. Dai